Guerra fredda tra l'amministrazione provinciale di Salerno e i tre commissari liquidatori dei consorzi di bacino del Salernitano. Sta pensando alla revoca delle loro nomine il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Canfora, nomine che afferiscono alla precedente amministrazione a guida Cirielli. Nonostante fino ad ora non ci sia stato alcun atto ufficiale di revoca, sarebbero già giunte minacce di ricorsi alla giustizia amministrativa. Fino ad ora da Palazzo Sant'Agostino non c'è alcuna ufficializzazione di atti di revoca, ma l'intenzione di metter fine all'esperienza dei commissari Fabio Siani del bacino Salerno 1, Giuseppe Corona del Salerno 2, Vittorio Esposito del bacino Salerno 3. Sembra che qualche giorno fa il presidente Canfora abbia inviato una richiesta ufficiale ai vertici dei consorzi affinché relazionassero sullo stato dell'arte, una sorta di ricognizione per capire a che punto fossero gli atti propedeutici alla liquidazione degli stessi, vera mission della gestione commissariale. Ma a dire del presidente Canfora, alle sue richieste non avrebbe ricevuto risposte in merito, bensì unicamente minacce. Da qui la decisione di Canfora di rivedere le posizioni della provincia e pensare di mandare a casa i tre commissari rivedendo gli atti di nomina degli stessi. La polemica politica non ha tardato ad arrivare, dalle opposizioni strali contro la presa di posizione dei vertici del palazzo. La decisione di Canfora, dicono, non avrebbe precise motivazioni ed oltretutto lascerebbe vacante la guida dei consorzi con tutte le conseguenze del caso. Un nuovo braccio di ferro al quale potrebbe metter fine il governatore della regione, che potrebbe annunciare a breve il progetto di legge regionale sui rifiuti, che porterebbe alla fine della gestione commissariale per passare ad un regime ordinario e regolamentare definitivamente il mare magnum di una delle materie più delicate. D'altronde Vincenzo De Luca lo aveva annunciato ancor prima del suo insediamento. Il primo atto sarebbe stato proprio l'intervento in materia ambientale, con in primis la terra dei fuochi e la mappatura degli impianti, la scomparsa dei consorzi di bacino e la riattribuzione del ciclo dei rifiuti ai comuni. A quel punto arriverebbero anche le nomine dei nuovi vertici.